Ciao ragazzi, bentornati sul canale Sono Vince, eccomi qua, sono nella piarassa della Baiona, sono qui a Ravenna, siamo senza drone, siamo in questo bellissimo parco naturale e bisogna dirlo un po' tutto questo tran tran, tutto questo gran parlare sui droni, sui parchi, insomma ci sta un po' stufando, sta veramente stufando tanti di voi che vogliono volare in piena regola e purtroppo bisogna ammetterlo, purtroppo tra tante zone rosse in più che sono sempre più presenti appunto nelle varie zone d'Italia. Guardate ad esempio, a parte le zone rosse, ma tutte quelle zone ad esempio nel Lazio che sono state inserite e non permettono ai dronisti di volare in santa pace, ma anzi devono fare chilometri e chilometri per poter trovare il primo posto dove poter volare senza problemi. Addirittura sembra che appunto anche se hai i permessi, tutti i permessi per volare, probabilmente non puoi farlo. Perché, come è successo a Roma, avrete letto sicuramente l'articolo di Drone Zine, e qualcuno, anche con tutti i permessi che aveva, sembra che non è riuscito a volare e quindi hanno dovuto interrompere la loro operazione. Persone che dovevano portare a casa un lavoro, persone che appunto dovevano con quel lavoro guadagnare i loro soldi, la loro giornata, non l'hanno potuto fare e questo è veramente imbarazzante. Su questo c'è da aprire però una parentesi, sembrerebbe ad esempio che su questo non ci sia così tanta chiarezza, quindi bisogna un attimino capire il contesto in cui è successo tutto questo. Probabilmente avevano un drone molto pesante e quindi un drone che aveva bisogno di altra tipologia di permessi. Questo però non lo sappiamo, speriamo appunto che si avranno più informazioni in merito, perché comunque sarebbe una cosa veramente grave se anche se hai i permessi non si riesce a fare il proprio lavoro. Ma in questo video voglio anche parlarvi però di un evento molto molto interessante e scusate, sono qui e si parla appunto di UAS Camp Abruzzo. Manca pochissimo, 22-23 aprile siamo in Abruzzo ragazzi, quindi vi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al link che vi lascio qui sotto in descrizione, perché sì, saremo proprio in un parco, saremo in uno di quei parchi che sono verdi. Daddy Flight sembrerebbe quindi che si può volare, nei parchi rossi invece non si può volare. Non è proprio così, apriremo un piccolo dibattito così anche proprio sul parco che sarà presente con noi, vedremo come fare per volare in piena regola e quindi faremo anche tanti workshop. In questi workshop potrete imparare qualcosa in più sulla fotografia, qualcosa in più sui video, la post produzione, faremo dei voli autorizzati proprio dall'ente parco, infatti l'associazione Drone Italia ha avuto il nulla osta dal parco, quindi siamo in regola, ma solo per le persone che sono iscritte. Infatti saremo lì in questo parco nazionale, ci incontreremo tutti, ringrazio tutti gli iscritti che ci sono già all'evento, siete veramente tanti e ringrazio tutti quelli che vorranno appunto volare con noi e imparare chiaramente qualcosa, perché UAS Camp Abruzzo è un'idea appunto nata da Drone Italia. Ricordo che noi siamo un'associazione, siamo Drone Italia ASD e portiamo appunto in giro per l'Italia tutto quello che è la normativa e gli incontri che andiamo ad organizzare, perché riteniamo che sia assolutamente necessario divulgare quella che è la parte normativa. Vi lascio un piccolo filmato per farvi vedere la location in cui voliamo e se volete partecipare con noi, ovviamente il link è qui sotto in descrizione. Thank you.
Scusate ragazzi, sono rientrato in macchina perché fuori è veramente freddo. Siamo al 7 di aprile, qui è un freddo veramente palpabile. Ho le mani congelate, quindi finisco il video qui in macchina. Quindi qui sotto ci saranno tutti i link per andarvi a vedere tutti gli eventi prossimi che ci saranno. Prossimi ne arriveranno, siamo già al lavoro anche fino a settembre, quindi non vi preoccupate, ci sarà veramente tanta tanta carne al fuoco e tanto divertimento per noi dronisti. Per finire un po' il discorso, ovviamente, per quanto riguarda la parte droni, e quello che mi dispiace è che ENAC vuole fare, diciamo così, mettere in regola tutti, ovviamente per quello che deve essere. Io sono completamente d'accordo, ma tante cose secondo me devono cambiare assolutamente e anche presto. È vero, siamo in un periodo di transizione, speriamo che più avanti tutto sarà un pochino più roseo, però oggi quello che sta succedendo è che si sta aumentando l'abusivismo, perché ovviamente non è possibile che chi vuole lavorare con i droni deve avere tempi biblici per avere dei permessi. Pensate, magari chi vuole volare in un ATZ e ha bisogno di fare un lavoro, e solitamente quando ti chiamano per fare un lavoro lo vogliono, se non il giorno dopo, almeno una settimana dopo, è impossibile richiedere questi permessi. Quante volte proprio a me è successo dover dire no a un cliente perché non ci sono i tempi tecnici, magari per volare in una determinata zona, e subito dopo vedere che poi l'evento è stato fatto da qualcun altro in maniera ovviamente abusiva, perché era impossibile ricevere i permessi in così poco tempo. Quindi quello che sta succedendo è che con tutte queste restrizioni, con tutte queste modalità e tempistiche bibliche che ci sono, ovviamente chi vuole lavorare in regola lascia il lavoro agli altri, e quelli che li prendono sono operatori assolutamente abusivi. Quindi quello che chiediamo sicuramente è maggior controllo su queste situazioni e anche sanzioni a questi operatori che non possono volare in maniera abusiva, ma più rispetto e anche per noi, ma più rispetto per noi che invece di droni ci lavoriamo e vogliamo fare tutto in regola. Non lo so cosa si riuscirà, noi abbiamo questa associazione, ma senza il vostro aiuto non potremo fare nulla, quindi invito tutti voi a iscrivervi alla nostra associazione. Più siamo, più possiamo far valere le nostre ragioni, quindi vi raccomando, non abbiate paura, il link sempre qui sotto in descrizione per l'associazione, io vi aspetto assolutamente lì dentro, quindi venite e sarete ovviamente i benvenuti. Che dire? Vi ringrazio per essere restati con me fino alla fine di questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!